Buonasera a tutti, 19:33 minuti, benvenuti a un nuovo speciale Milano-Ucraina, sempre qui in diretta su Milano News, come tutti i venerdì, per cercare appunto di raccontare quello che succede in Ucraina, ma che succede soprattutto qua a Milano e quello che succede nel cercare di aiutare la popolazione ucraina e tanti milanesi che appunto vanno in quelle terre. Questa sera parleremo di qualcuno, anzi abbiamo un collegamento, vedo già che la stanno prestinando in questo momento con un volontario che è in questo momento in Ucraina, se non sbaglio, poi chiediamo bene a lui. Poi ci collegheremo con la nostra amica Greta Galli, che ha un bel progetto da raccontarci. Ma prima di partire voglio salutare Alessia Carolli della postazione News. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera Alessia, poi torneremo da te con un punto di news su questa emergenza e su come poter aiutare i profughi ucraini. Allora, chiedo alla regia se abbiamo il collegamento con Filippo Giarac. Questo significa che c'è. Allora, buonasera Filippo. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori, buonasera. Ci vede in questo momento dove ti trovi? In questo momento io mi trovo in Ucraina e per l'esattezza sono a Chernihiv, che è una città vicino al confine, si trova a circa 40 km, 50 km dal confine con Siret e con la Romania. Vicino al confine con la Romania, quindi sei ancora nella parte, diciamo, più occidentale del paese. Perché sei lì? Come sei arrivato fino lì? E cosa state cercando di fare? Niente, noi siamo venuti qua con questa, io la terza volta che vengo in Ucraina da quando è scoppiata la guerra. La prima volta siamo venuti, abbiamo portato in Italia 470 persone, la seconda volta ne abbiamo portato indietro 44. Questa volta invece abbiamo scelto con l'associazione di cui faccio parte, cioè Children in Crisis di Milano, di portare solamente aiuti. Inizialmente si era pensato di partire con 4-5 furgoni. Ci è scappato un po' di mano la cosa, siamo arrivati a 11 mezzi, quindi sono qua con 11 mezzi che abbiamo già Che provveduto. cosa? 11 mezzi con che cosa al suo interno? Con tutto il materiale di prima necessità, quindi tutto quello che riguarda ovviamente i bambini, con cibo, medicine, giocattoli anche per questi bimbi poverini. Siamo andati oggi in due orfanotrofi in un centro di riabilitazione proprio dedicato ai bambini. Insomma, stiamo cercando di dare una mano per quello che si può e cerchiamo di renderci utili per quello che possiamo fare. Stiamo guardando appunto in questo momento sulla mappa, abbiamo proprio visto dove ti trovi, proprio sei quindi in questa parte dell'Ucraina occidentale. Com'è la situazione lì? Qua tendenzialmente la situazione è abbastanza tranquilla. Ieri sera c'è stato un piccolo suono di sirena quando siamo arrivati molto tardi perché il viaggio da Milano sono 20, circa 23 ore di macchina o comunque di furgone, e quindi comunque è lungo, però nulla di che, nel senso che qua la situazione è abbastanza tranquilla, ci sono i militari in giro, ovviamente c'è il coprifuoco alle 23, insomma sono tutti un po' sul chi va là, come in tutte le zone dell'Ucraina ovviamente, non siamo nelle parti più estreme, insomma ci sono da qua alla guerra quella reale, ci sono circa 350 km di distanza, quindi insomma è una situazione abbastanza tranquilla, ma ci sono tantissimi rifugiati, tantissimi bambini che sono scappati dalle zone comunque come Leopoli, come Odessa, come tante parti dell'Ucraina e si sono recati in questi centri che stanno alle porte di questa città. Insomma, oggi siamo andati a trovare questi bimbi. Hai nominato i bambini non a caso, li hai nominati i bambini perché tu fai proprio lavori e fate volontariato proprio con i bambini, giusto? Sì, assolutamente. Noi, la nostra associazione, mi dico in realtà l'associazione di Barbara Bianchi Bonomi, io mi fregio di, è una delle mie più care amiche, lei lo fa da 14 anni, cerchiamo di aiutare i bambini non solo in questa situazione, ma in tutto il mondo già da tanti anni, come la Sierra Leone, come la Cambogia, come l'Italia stessa, con l'orchestra di Pepita, cioè cerchiamo tutti quelli che sono comunque delle persone in difficoltà di aiutarle laddove si può aiutare ovviamente, perché purtroppo non è sempre possibile. Però insomma ci mettiamo tanta buona volontà. Io quello che mi sento di fare stasera innanzitutto è di ringraziare tutte le persone che sono venute con noi, che sono tutti volontari e hanno voluto partecipare mettendoci davvero, buttando il cuore oltre l'ostacolo davvero, perché non è così semplice dire a una persona andiamo in Ucraina, che è un paese in questo momento in guerra. Cioè,
sono cose che anche sensibilmente uno deve rifletterci un attimo prima di farle. Però sono con un gruppo di persone meravigliose, abbiamo la Croce Rossa Celeste, abbiamo i volontari dei Vigili del Fuoco, insomma ci sono persone che arrivano anche da Torino, che si sono unite a noi. Devo dire che è una bellissima carovana, davvero, davvero una grande, per me è una grandissima soddisfazione, perché è la prima vera missione che io gestisco in toto, perché la presidentessa Barbara ha voluto darla a me da gestire, e davvero per me è stato per me è un grande onore, un privilegio, e sapere che comunque le cose che stiamo facendo stanno andando a buon fine, perché poi le portiamo noi fisicamente le cose. Io ho avuto insomma aziende come la Riso Scotti, che ha regalato 18 tonnellate di materiale, la Dompea ha regalato 35.000 confezioni di antidolorifici, abbiamo avuto donazioni importanti, davvero si sono spesi tutti per questa missione, e io sono veramente molto 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 felice di tutto questo. Beh, Filippo, adesso prossimo passo quale sarà? Cosa volete fare? Guarda, prossimo passo, adesso innanzitutto domani intorno dopo l'ora di pranzo metteremo la punta dei furgoni verso Milano e rientreremo a Milano. Dopodiché vedremo come vanno le situazioni, sicuramente non li lasceremo da soli, nel senso che, come abbiamo detto anche a distanza, questi orfanotrofi dove siamo stati oggi, gli abbiamo promesso che anche a distanza li aiuteremo per quello che potremo fare. Poi probabilmente, se la situazione non andrà a migliorare, cosa che spero di sbagliarmi, e quindi mi auguro che tutto questo possa trovare una fine, a giugno probabilmente faremo un'altra spedizione, però questa volta magari con un camion, perché abbiamo davvero tante persone che quotidianamente ci stanno portando aiuti, e quindi proprio per questa causa, e quindi giustamente noi li usiamo solo per questa causa, quindi probabilmente faremo un grande camion che manderemo sempre qui a Cernisì e divideremo un po' per la popolazione. Noi domani andremo a consegnare 250 pacchi famiglie a 250 famiglie differenti, cioè li portiamo fisicamente, quindi non sono cose che vanno nel dimenticatoio, cioè le portiamo noi proprio fisicamente. Va bene, Filippo, io ti ringrazio tantissimo. Allora fai complimenti a tutta la lunga carovana, e mi raccomando, state attenti, non ficcatevi nei guai, e cercate appunto di portarvi, di tornare a casa tutti in salute e di fare quello che siete andati a fare lì, e vi ringraziamo proprio perché siete lì. Grazie mille davvero, Filippo. Una chiusura in questa serata dove davvero io sono da una parte molto molto molto, quello che ho visto oggi, i bambini, l'affetto che ci hanno dato, comunque quello che tu vedi non può non commuoverti, non può non toccare determinate corde, quindi tra la grossa empatia che ho provato oggi con questi bimbi, che sono davvero meravigliosi perché sono davvero tutti sorridenti, vedono un peluche come se tu gli stessi regalando una casa, quindi sono veramente la parte più bella della vita per quanto mi riguarda. Devo dire che adesso mi è capitato poco fa di ricevere un messaggio, e qua non c'entra niente, però sulle questioni legate al Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e posso dire che sono veramente contento per lui, perché è una bravissima persona che ha aiutato anche questa missione in maniera personale, e quindi non c'entra niente la politica in questo caso, e sono contento che le sue cose si siano risolte al meglio, perché se lo merita, perché è una brava persona. Bene, Filippo, grazie mille allora, e buona continuazione e buon viaggio di ritorno. A voi un abbraccio a tutti, e soprattutto buon fine settimana a tutti. Grazie mille a Filippo. Continuiamo però qui da studio e passiamo appunto alla nostra postazione news, dove troviamo Alessia Carolli. Alessia, allora, sono tante le notizie che arrivano anche dal nostro territorio, un territorio sempre più vicino all'Ucraina. Infatti è importante sapere che non servono grandi gesti o grandi soldi per sostenere l'Ucraina direttamente da Milano, ma basta una stampante 3D. Grazie all'azienda ceca Procasua Research è possibile scaricare i disegni di dispositivi medici di emergenza per stamparli con la vostra stampante 3D casalinga. Se decidete di stampare questi dispositivi ma non sapete come farli arrivare in Ucraina, potete mandarli alla nostra amica e vecchia conoscenza di Milano News, la nostra Greta Galli, che ha mobilitato la sua community nella produzione di questi pezzi e che li spederà verso l'Ucraina il giorno del 31 maggio.
Se volete sostenere questa iniziativa, sia che abbiate una stampante 3D, ma anche che non l'abbiate, potete consultare il video sul canale YouTube di Greta Galli, che vi spiegherà tutto quello che dovete sapere. E allora grazie mille Alessia, ti dico questo, abbiamo proprio Greta Galli collegata con noi. Buonasera Greta! Ciao ragazzi, è un piacere tornare da voi, giuro la prossima volta vengo dal vivo, promesso. Grazie mille Greta, è bello però averti qui perché questa volta la tua grande passione per la tecnologia, la tua grande passione per il costruire cose ti porta a costruire veramente oggetti di pace e anzi oggetti importanti che in questo momento servono molto in Ucraina. Cosa stai facendo e come hai iniziato questa bellissima avventura? Allora, guarda, io seguo sui canali social l'azienda che avete appunto nominato, la Prusa Research, che è un'azienda della Repubblica Ceca, e loro producono stampanti 3D, filamenti e tutto, e verso fine febbraio, inizio marzo, hanno pubblicato sui loro social dei disegni in maniera gratuita di tutori che erano possibili per essere stampati in 3D. Quindi chiunque aveva una stampante 3D poteva stampare dei tutori e successivamente mandarli in Ucraina per l'emergenza che stanno vivendo. Solo che, come si legge sul loro sito e come è il problema più grande, fare attenzione ad avere una strada sicura per mandarli in Ucraina. Allora, parlandone anche con i miei genitori, mi fanno: scusami, ma noi qua nel comune di Fagnano Lona stiamo ospitando delle famiglie ucraine. Vuoi vedere che o il sindaco o l'assessore o qualche associazione non si ha conoscenza di una strada sicura per spedire tutti i pezzi in Ucraina? E allora ho provato a scrivere al sindaco, che poi mi ha messo in contatto con l'assessore Moretti, e abbiamo per appunto trovato un'associazione con la quale il comune lavora oramai da più di 20 anni, che si può occupare di portare i nostri pezzi tranquillamente in Ucraina per questa emergenza. Quindi, una volta che ho avuto la conferma di un'associazione che era disposta a fare questo viaggio, perché come diceva anche il signore di prima, è difficile fare un viaggio fino in Ucraina in questo periodo, ho iniziato la campagna social, perché comunque io ho un buon seguito sui social, ho detto se non li sfrutto per una cosa del genere è inutile avere un buon seguito. Allora ho iniziato una campagna social invitando le persone che possiedono una stampante 3D a stampare questi pezzi e Fabio, te lo dico, in una settimana, perché il video l'ho pubblicato venerdì scorso alle 6 di sera, quindi una settimana e qualche ora, siamo già oltre i 300 pezzi stampati. Fantastico! Che per essere una cosa completamente nata dal nulla, improvvisata e altro, si è mossa una community di maker che era la stessa che qualche anno fa si era mossa per stampare le visiere protettive per l'emergenza Covid, si sono rimossi subito per questa emergenza ed è stato un qualcosa di meraviglioso. Non sono ancora arrivati dei pezzi nel nostro centro di raccolta, ma perché tutti mi hanno detto che aspettano l'ultima a mandarli perché vogliono stamparne il più possibile e fare un'unica spedizione. Però vedendo le foto che pubblicano sui social, che poi io ricondivido, facendo una stima, siamo già intorno ai 300 pezzi prodotti, che poi una volta che li avremo qui, verso giugno saremo in grado di mandarli in Ucraina e di farli avere alla popolazione. Ovviamente tu Greta non ti sei limitata al farli produrre agli altri, ma so che insomma anche le tue due o tre, quante sono diventate ormai stampanti? Attualmente quattro. Le tue quattro stampanti di stanno stampando ormai giorno notte da giorni. Sì, se entri in casa mia senti più l'odore di plastica che qualsiasi altra cosa. Però sì, io ho quattro stampanti all'attivo, anzi l'ultima è arrivata proprio per questa emergenza, ma poi non rimarrà a casa mia. E continuano a stampare, quindi c'ho qua anche dei pezzi che vi posso far vedere, tipo questo, ecco, quello per il polso. Cioè quello più resistente proprio per tutto l'avambraccio, come puoi vedere è un pezzo completamente chiuso, ma ci sono anche quelli più piccolini per le dita, che sembrano proprio dei tutori che in genere ti danno il nostro. Sì, sono quelle stecchette che mettono quando appunto tu hai una frattura. E la cosa interessante di questi pezzi è che si stampano piatti così come li vedete, e noi li manderemo così piatti, quindi sono anche leggerissimi, facili da trasportare in uno zaino, nella borsa da tenere sempre con sé anche per le persone che vanno in giro. E poi una volta che ne hai di bisogno, cosa fai? Tu li immergi in acqua bollente, a te non interessa che l'acqua sia pulita, fresca o che altro, ma che anche l'acqua della palude la puoi usare senza problemi, la fai scaldare, li immergi in acqua bollente e questo è un materiale che si scioglie intorno ai 60 gradi di temperatura. Oh. Quindi una volta che si scioglie diventa flessibile e i pezzi si possono piegare e dopo un 10-15 secondi torna rigidi, ma in quei 10-15 secondi tu te lo puoi applicare sul tuo arto, fargli prendere la forma e poi ti diventa un tutore fai da te nel giro di pochi secondi.
Quindi è una cosa che potrebbe essere d'aiuto per le persone in Ucraina che sappiamo oramai fanno tutori praticamente dal nulla, e avere un qualcosa che comunque è pensato proprio per quello potrebbe essere d'aiuto dal loro punto di vista. Questa maghetta, diciamo che tu da quella mano robotica fino al prototipo sempre lì, poi sei, cioè, è sempre sugli atti, ti trovi sempre a dover Sì, ed è finire. divertente che anche questi sono pensati principalmente per gli arti superiori, quindi tira e ritira, siamo sempre lì. Sempre lì torni. Siamo sempre Dicevi appunto che la tua community ha risposto con grande fervore. Ricordiamo bene come possiamo fare per farti avere i pezzi, nel caso qualcuno che ci ascolta ha una stampante 3D, e le date, la deadline, quando è? Allora, la data ultima di questa spedizione, poi non so se faremo altre spedizioni, per ora siamo partiti con questa, dobbiamo vedere anche come va, è il 31 di maggio. Quindi noi il 31 di maggio tutto quello che avremo lo inizieremo a impacchettare e poi ai primi di giugno, il tempo di gestire bene le logistiche, sarà spedito in Ucraina. Mentre chi vuole aiutare, come può aiutare, ci sono tre metodi, perché ho dato la possibilità sia a chi ha una stampante 3D ma anche a chi non ha una stampante 3D di partecipare. Quindi chi ha una stampante 3D semplicemente può stampare il materiale. Quindi io non ho dato né un minimo di pezzi né un massimo di pezzi, quindi ognuno può sentirsi libero di contribuire come più gli piace. Anche perché alcuni pezzi li stampi in un'oretta, altri pezzi, quelli più complicati, su alcune stampanti ci mettono 5-6 ore. Quindi comunque sono dei pezzi impegnativi che non tutti a volte si sentono di fare, quindi dipende anche da ognuno di noi. Quindi chi ha una stampante 3D può aiutare in questo modo. Chi non ha una stampante 3D ha due alternative per aiutare. La prima, insieme a due aziende qua della zona che sono la Futura Elettronica e Cyber 3D, abbiamo attivato 20 bobine solidali che richiama un po' la dinamica del caffè sospeso di Napoli sostanzialmente, dove in poche parole chiunque può acquistare una o più di queste bobine e poi queste bobine, una volta acquistate a prezzo scontato, verranno date a delle persone di nostra conoscenza che trasformeranno tutto quel materiale solo ed esclusivamente in questi pezzi medici. Ad oggi siamo a 6 bobine acquistate, quindi siamo a 6 kg di materiale, di cui una bobina e mezza è già stata trasformata. Quindi abbiamo già 1,5 kg di roba che è stato trasformato in Però materiale medico. E considerando quanto può pesare uno stecchino simile, facciamo il conto di quanti sono. Questo è l'altro metodo. Mentre l'ultimo metodo è aiutarci donando il resto del materiale che serve, perché questi tutori qua sono pensati per essere applicati sopra magari delle bende o delle garze, anche per proteggere l'arto. Quindi, oltre a questi materiali, se ne avremo, manderemo bende, garze, lo scotch, quello medicale, quello bianco, quello rosa che serve per scocciare i pezzi, e i lacci emostatici, perché questa associazione ci ha detto che in Ucraina sono in super astinenza di lacci emostatici. Quindi manderemo anche quelli che non c'entrano nulla col progetto, ma intanto che facciamo un viaggio, tanto vale mandargli tutte le cose. E tutto quello che raccoglieremo può essere spedito in un posto che si trova qua a Tradate, in provincia di Varese, che è la Fozzart Cartolibreria, che sta in un centro commerciale di Tradate. E invece, chi magari è qua della zona, perché c'è qualche fagnanese che mi sta ascoltando, non siete obbligati ad andare a Tradate a dare la roba, ma potete andare al comune di Fagnano ah, Nona, no, perché vi ok. sta supportando per questa cosa Quindi qua. niente citofono galli, no, si va al comune e si No, lascia citofono lì. Ecco, galli? No, perché sennò la ok. nonna, già che mi ritira i pacchi, povera, falle pure arrivare altri pacchi, Cioè mi la nonna dice. deve tirare i pacchi, poi non parliamo di papagalli e mammagalli che devono pagare la bolletta elettrica di quattro stampanti 3D Esattamente. che stampano, quindi insomma già loro fanno il loro, diciamo. Esattamente, no, li Infatti. lasciamo in pace per questa volta. Greta, io ti ringrazio tantissimo, davvero, tu sei quella parte bella del web, io ti chiamo sempre così, tu sei the light Grazie a voi, side, ragazzi. ricordando il famoso dark side of the moon, tu sei the light side of the web, sei veramente la parte bella del web, sei la parte bella delle tecnologie che davvero ci fanno capire come viviamo in un gran periodo, in realtà, in un gran mondo dove succedono delle grandissime disgrazie, ma grazie a persone come te che si impegnano anche queste disgrazie diventano un po' meno, un pochino meno disgraziate, diciamo. Grazie a te davvero. Grazie mille Fabio. Comunque un'ultima cosa, per qualsiasi informazione, come dicevate voi, ho fatto un video su YouTube in cui ci è spiegato tutto, quindi come si stampa, perché chi stampa deve avere i settaggi della stampante, tutte le altre informazioni si trovano in quel video lì. Quindi se uno è interessato può andare a vederselo con calma. Perfetto, io ti ringrazio davvero tantissimo, Greta. Tienici aggiornato, facci almeno sapere poi, Va appunto, bene. fra una decina di giorni a quanto siamo arrivati con i pezzi e ci risentiremo sicuramente.
Grazie a voi. Ciao ragazzi, vi voglio bene. Grazie mille Greta. Continuiamo con le notizie, continuiamo a raccontare storie appunto di città, di Milano, del nostro territorio. Anche il comune si mobilita, giusto Alessia? Anche il comune fa qualcosa e anche nomi importanti si mobilitano per l'Ucraina. Esatto Fabio, infatti il fondo Hashtag Milano Aiuta Ucraina ha raggiunto circa 1 milione di donazioni che saranno destinate a sostenere i progetti di aiuto e accoglienza per i profughi ucraini. Il contributo maggiore è stato dato dallo stilista Giorgio Armani, che ha offerto 500.000 di euro. Con questi soldi il comune di Milano ha dichiarato che sarà possibile acquistare beni di prima necessità, elaborare buoni spesa e comprimere per integrare i mediatori che sostengono le integrazioni delle famiglie ucraine a Milano. Alessia, grazie mille allora per le tue informazioni, grazie mille davvero, ci rivediamo nelle prossime edizioni e complimenti per il tuo debutto di questa sera anche dal vivo. Grazie mille ad Alessia Caroli che ritroverete ancora qui su Milano News nelle prossime settimane. Prima di chiudere, due informazioni ancora veloci, ricordiamo che, rimandando sempre di comune, anche MM ha messo a disposizione, e se Lorenzo mi dà una mano ve lo dico anche, un numero di telefono, no, non è questo. Credo che quindi non abbiamo il numero di telefono MM, quindi neanche di Medici in Famiglia. Eccolo qua, no? Eccolo qua. MM fornisce un supporto agli ucraini che vivono negli alloggi popolari per facilitare i servizi di accoglienza. Potete chiamare il numero 333-610355 e poi Medici in Famiglia. Ricordiamo, questo numero di telefono è fondamentale. Numero di telefono di medici che si mettono a disposizione dei profughi ucraini per qualsiasi evenienza medica, ricette, informazioni. Torniamo sul numero, scusa Simone, scusa Lorenzo, 347-6536-137. Gli orari sono quelli che vedete lì sotto, come dicevo appunto, Medici Famiglia, associazione Onlus che ha messo a disposizione dei veri e propri medici di base per aiutare i profughi ucraini. Con questo è tutto, io vi ringrazio per averci seguito. Questo nostro aggiornamento settimanale nasce proprio per darvi modo di poter aiutare la causa e aiutare i profughi, aiutare chi porta materiale fin in Ucraina. Di più non lo faremo, non entreremo mai nel merito della guerra, non entreremo mai nel merito di responsabilità o di geopolitica. Noi quello che vogliamo fare e quello di cui vogliamo parlare qui su Milano News è semplicemente della solidarietà e del grande cuore dei milanesi verso questa grandissima e incresciosa emergenza. Grazie mille davvero per averci seguito, buona serata, buon weekend, torniamo lunedì alle 18, 18 lunedì sempre qui in diretta, come sempre, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 20, con tutto quello che possiamo raccontarvi su Milano, città metropolitana e tutto quello che fa grande la nostra città. Grazie mille, arrivederci e a presto.